tutti, sono Diego Forte, figlio di uno dei titolari dell'azienda agricola Grenova, situata in Novara. La nostra azienda è più o meno di 250 ettari, dove si occupa della coltivazione del riso, mais e soia. Ci occupiamo anche di lavorazioni conto terzi, più o meno su una base di, anche lì, di 250 ettari, e si occupa dalla lavorazione del terreno alla raccolta e anche all'essiccazione dei cereali. Il nostro parco macchine è principalmente quasi tutto John Deere, dai trattori alle macchine da raccolta, specialmente su questa qui che abbiamo alle nostre spalle, la S, che si occupa principalmente della trebbiatura del riso. Abbiamo deciso di equipaggiarla con una cingolatura anteriore Poluzzi Ultron, e dall'anno scorso, sempre grazie alla partecipazione di Poluzzi, abbiamo deciso di montare anche i Winder 30 alla cingolatura posteriore. Di equipaggiare la macchina con le cingolature Poluzzi è stata fatta principalmente per la velocità nei loro tempi di consegna della cingolatura. Nell'assistenza sono molto affidabili e pratici. Cingolatura posteriore andiamo ad incrementare maggiormente la trazione posteriore della macchina, ridurre il calpestamento del terreno, cosa molto fondamentale sia per la mia azienda che per l'azienda dei clienti, e andiamo ad aumentare anche la galleggiabilità della macchina. La cingolatura posteriore sia in campo che in strada è molto maneggevole nelle manovre. L'anno scorso, sempre grazie a Poluzzi, abbiamo deciso di montare la Winder 30, una cingolatura posteriore che permette massimo galleggiamento della macchina in terreni fangosi, una minima calpestatura del terreno, una massima galleggiabilità e un incremento fondamentale della trazione posteriore della macchina.